corso è precedente perché lo ha ricordato Francesco, il dato di 280 difensori dei diritti umani uccisi nel 2016 è il doppio di quello del 2015, nel 2015 è stato già superiore a quello del 2014. In altre parole c'è una tendenza che ormai è purtroppo evidente da anni di definire i difensori dei diritti umani per quello che non sono: spie, agenti stranieri, terroristi, fiancheggiatori dei terroristi, persone che vanno contro i valori nazionali, contro la morale, che danneggiano la sicurezza nazionale. E nel 2016 siamo arrivati ad avere quasi 300 di loro ammazzati, per non parlare di quelli che vanno in galera, per non parlare di quelli che subiscono minacce di morte ogni santo giorno. E questa tendenza la stiamo vedendo purtroppo anche in Italia, non con la drammaticità di quei numeri lì, ma con un disegno che a me pare evidente, ovvero prendere di mira chi si mette di traverso. Chi si mette di traverso, ricordando che c'è un diritto che è ancora più importante di tutti gli altri, il diritto alla vita, perché quando muoiono nel Mediterraneo 5.000 più persone in un anno ti viene questa cosa di dire adesso prendo una nave e li vado a salvare io, visto che nessuno lo fa. E quando tu vedi a Ventimiglia che viene creato una sorta di parcheggio di esseri umani che vengono sballottati da un punto all'altro della frontiera, ti viene voglia di andare lì e dare una mano. E allora questa criminalizzazione della solidarietà individuale e collettiva, con i processi a Ventimiglia, con forme di cattivismo sempre più evidente, visto che noi ci chiamano i buonisti, io penso dall'altra parte ci siano i cattivisti, e con questa campagna diffamatoria, denigratoria, che va avanti da un mese, che mette insieme ONG che fanno ricerca e soccorso in mare, con quelle che si occupano di accoglienza, con quelle che si occupano di tutt'altro. Questa sigla ONG oggi è diventato sinonimo di una roba brutta, marcia, sporca, collusa con crimine organizzato, e noi la vediamo ormai questa sigla ONG diffamata costantemente. E io credo, non so se sei d'accordo, noi stiamo assistendo a un pericoloso mutamento che è quasi antropologico in questo paese, cioè l'incapacità di vedere il bene e di vedere il bello. E il bene e il bello sono le cose che animano gli attivisti e le attiviste per i diritti umani, che animano tutti noi che siamo qui, le associazioni di cui facciamo parte. E questo è un paese in cui c'è questa abitudine di cercare il marcio dove non c'è, forse perché ce n'è tanto, e allora abituati a vedere solo il marcio, quando c'è del bene si pensa che sia marcio pure quello. E noi marci non siamo, mi dispiace. Quella è la parte di mondo dimenticato, come felicemente è stato coniato qualche anno fa da Sisi, è quel mondo di periferia che va illuminato e che illuminano giornalisti e giornaliste coraggiosi, che illuminano le organizzazioni di solidarietà. Quanti sanno della persecuzione della minoranza musulmana dei Rohingya in Birmania o Myanmar? Quanti sanno che una persona per cui noi ci siamo appesi i poster a casa, in camera, sopra al letto, sul comodino, come Aung San Suu Kyi, che ora è la leader della Birmania, tace vergognosamente su questo sterminio che sta andando avanti nel suo paese? O gli albini in Malawi, persone che vengono, a cui viene data la caccia, letteralmente bambini e bambine rapiti e poi orrendamente mutilati perché si ritiene che i loro organi, parte del loro corpo dissezionato, porti fortuna o dia privilegio, cresca la virilità. O i bambini e le bambine intersessuati in Germania e in Danimarca, questa non lo sapete, le cui famiglie e le cui istituzioni sanitarie fanno queste cose feroci di normalizzazione del sesso con interventi chimici spaventosi. E questo dei bambini e delle bambine intersessuati e intersessuate, allora uno dice: perché devi occuparti di queste cose qui? Che te ne frega quando c'è la Siria? Allora, io non ci sto con questa logica del benaltrismo, no? Perché poi ti si ritorce contro. E comincio a pensare che è importante occuparci dei milioni di rifugiati siriani e occuparci anche di quei bambini, anche se sono 10, che hanno un problema, che a scuola non sanno in quale cazzo di bagno andare.